amici di Venne in TV, bentornati. Oggi siamo a Mercato San Severino, in provincia di Salerno, all'albergo San Severino Hotel, una struttura che ospita oggi una manifestazione creata dalla Geos Campania. Un evento di piccole dimensioni, con 100-120 invitati, tutti presenti a dire il vero, gestori, compagnie di gestione di medio calibro, che sono venuti ad ascoltare Lino Dalben della Coges, che ci parlerà del nuovo prodotto realizzato dalla Coges per risolvere e assolvere alla nuova legge che partirà il 1 gennaio 2017, quella legata alla comunicazione dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate. Ne parliamo con Franco Ruggiero, direttore commerciale della Geos Campania. Buongiorno Franco. Buongiorno a voi. Allora, niente Fabio, noi abbiamo organizzato questa riunione con, come dicevi tu, con 100 compagnie di gestioni, e devo dire la verità, già sono rimasto positivamente meravigliato, perché abbiamo mandato più di 150 inviti e la risposta è proprio stamattina, una sala da 120 persone ed è già tutta piena, per cui questo ci fa ben sperare per tutta la filiera. Sai che per un anno noi abbiamo passato un po' di notizie che arrivavano frammentate per il discorso di questa legge, il sistema, il modus operandi per gestire questi dati. Oggi, ecco, noi siamo qua perché per noi rivendita era doveroso fare questo incontro con i nostri clienti. Sai benissimo che la rivendita gestisce il medio piccolo, e per cui dovevamo dare questa risposta e si attendevano da noi questa riunione. L'abbiamo rimandata, a dire il vero, perché da luglio, all'inizio del, come dire, dell'apertura dell'ufficio delle entrate, dal 15 che iniziavano a fare il censimento, molti avevano ancora le idee confuse, per cui adesso insieme alla Coges e alla Digisoft cerchiamo di spiegare il tutto stamattina, e perché dal 1 gennaio finalmente si parte. Ecco, allora intanto diciamo che non ci sarà alcuna proroga, diciamo che Lino D'Anton della Coges ci parlerà anche di Rileva, la nuova app realizzata dalla Digisoft per il mercato, e di conseguenza noi andremo a riprendere il tutto con le nostre telecamere per andare a documentare questo evento. Franco, grazie. Grazie a voi e buona giornata e buon lavoro a tutti. Noi andiamo nella sala che ormai è gremita di gestori, ce ne sono anche all'impiedi, ho visto, quindi sono più di 120, per andare a documentare con telecamera e microfono quanto accadrà nelle prossime ore. Buongiorno a voi. Allora, innanzitutto grazie per questa risposta, ci aspettavamo molto onestamente questa risposta, perché abbiamo mandato, come dicevo prima, più di 150 inviti e vedo che la sala è gremita, quindi grazie a voi per la partecipazione. Per noi come Geos era doveroso fare questo incontro perché dal 1 gennaio si parte, per cui ecco, non avevamo ancora le idee chiare sul modus operandi, cosa bisognava fare, e quindi oggi ci sono qui i nostri partner da sempre, che è Coges, la persona di Lino Dalben e Giovanni Riva, per cui ci chiariranno un po' le idee, cosa hanno fatto, cosa stiamo facendo e cosa dobbiamo fare. Per cui io, siccome il tempo, ecco, ci costringe ad andare subito sul punto, io passerei già la parola a Lino Dalben. Quindi grazie a tutti e niente, a te. Grazie. Io mi chiamo Dalben, sono responsabile del mercato italiano. Con me oggi c'è Giovanni Riva, che è responsabile del servizio clienti, quindi siamo le persone più adatte per spiegare questa cosa. Oggi doveva esserci anche l'ingegner Pellegrini di Digisoft, però purtroppo non ha potuto partecipare. Presenteremo noi tutto quanto quel che riguarda il software Rileva. Io direi di andare subito nel dunque. Io presenterò la prima parte, che sarà praticamente quella che si è detto negli incontri tenuti in Italia da parte dell'Agenzia delle Entrate, per cui si parla di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi delle vending machine. Diciamo che
questa frase è un po' fuorviante, nel senso che non è che si inviano i corrispettivi, si inviano dei dati contabili che vanno confrontati con quello che voi avete dichiarato nella denuncia di redditi, quindi dei corrispettivi che voi avete inviato. Quindi è il decreto dell'articolo 2 del 5 agosto 2015, dove praticamente, possiamo passare alla slide successiva, si parla di obbligatorietà dell'invio dei soggetti che gestiscono distributori automatici. Quindi il governo italiano ha, possiamo passare, il governo italiano ha demandato l'Agenzia delle Entrate a verificare questa cosa. Si parla di soluzione transitoria, in quanto al settore è stato dato un lasco di tempo fino al 2022 per censire, registrare e mettersi in regola con tutte le macchine. Quindi la prima cosa da fare nella soluzione transitoria è il censimento delle vending machine e dei sistemi master. E qua entriamo in ambito tecnico. Nel senso, che cos'è il sistema master? Il sistema master è quell'apparecchiatura che genera il dato contabile. Nel caso italiano, per il 98% che genera il dato contabile è il sistema di pagamento. Per chi dovesse usare macchine con protocollo MDB, il dato contabile va inviato dalla vending machine, quindi dal distributore automatico. Quindi non stiamo più a parlare di distributori automatici e sistemi di pagamento, ma parleremo di master. Quindi il master è quell'elemento che genera il dato contabile, lo registra e quindi ce l'ha dentro il suo microprocessore. Quindi la prima cosa da fare è il censimento delle macchine, poi vediamo come praticamente come si fa questa cosa. Allora, da metà di luglio l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un portale. Questo portale voi dovete accreditarvi, quindi dovete entrare in questo portale, dire chi siete e loro vi generano un PIN. Vi generano un PIN. Con questo PIN voi potete entrare nel sito dedicato a voi. Dovete iniziare a censire le macchine. Le macchine cosa vuol dire? Dovete dire che tipo di macchina è, quindi che master è, se è un food, un non food o un misto. Quindi la macchina che vende brioche ma vende anche la mete da barba è una macchina mista. Una macchina che vende solo la mete da barba è una macchina non food, e una macchina che vende solo brioche è una macchina food. Tanto per essere proprio. Chiedo scusa. Ecco, una cosa, mi scusi, mi sono dimenticato di dirlo, ad ogni sessione teniamo le domande che voi dovete fare, per cui alla fine della mia sessione faremo le domande, vi chiedo di fare una domanda per volta perché altrimenti siamo in tanti e in ultima non si capisce più nulla, abbiamo avuto esperienze negli incontri fatti dove, però... No, è vero, per restare in argomento, vabbè, ma va bene così, no? No, ma... visto che abbiamo iniziato, perché a questo punto poi non sembra capirsi bene se lo dobbiamo comunicare i dati del sistema master in termini di sistema di pagamento o anche i dati della macchina, oppure i dati della macchina solo quando la macchina che funziona in DB diventa master. Allora, questa cosa mi risulta un po'. No, è molto semplice. Allora, dobbiamo inviare il dato da dove viene generato, cioè se il dato viene generato dal sistema di pagamento lo mando nel sistema di pagamento. Ho capito, ma perché macchina food, non food o quant'altro? Per il discorso dell'IVA. Ah, per la questione IVA? Certo, perché il caffè ha un'IVA e l'elemento da barba ne è un'altra. Quindi devo comunicare dove sta montato quel master? Sì, esatto. E proprio identificativo, il numero di matricola dei sistemi master, la geolocalizzazione, questa è una cosa che spaventa molto, ma non deve spaventare, perché poi vedremo nello specifico che i software gestionali gestiscono questa geolocalizzazione, per cui devo comunicare non il nome dell'azienda dove è posizionato il vostro punto vendita, ma le coordinate geografiche, quindi latitudine e longitudine della posizione. Possiamo procedere? A questo punto, una volta che voi avete registrato, censito le vostre macchine, vi viene generato un file contenente questo QR code. Questo QR code
andrà stampato in questo formato, e questo ve l'ho fatto vedere in grande perché anche quelli in ultima possono vedere, ma è un'etichetta praticamente da 3,5 cm per 7 cm, con il logo Agenzia delle Entrate a colori. Quindi loro esigono che il logo Agenzia delle Entrate sia fatto a colori. A questo proposito vi dico che Digisoft sta studiando un'etichetta già prestampata, quindi un'etichetta che avrà già il logo Agenzia delle Entrate a colori, quindi voi potrete stamparvi il rimanente, quindi il QR code. Una volta stampato il QR code, identificato sul distributore automatico su che punto vendita devo metterlo, questo dovrà essere esposto in modo visibile nel distributore automatico. Qua si aprono varie soluzioni, il plexiglass da metterlo dietro, metterlo dentro le vetrine, metterlo nelle tasche, poi ognuno, però deve essere messo in modo visibile. Questa etichetta, questo QR code, seguirà la vita del master. Quindi se voi sostituite il master, dovete cambiare anche l'etichetta. Se un punto vendita ha l'etichetta U, la matricola 1, e si rompe la gettoniera, devo cambiarla, dovrò mettere il master 2. Quindi questa etichetta, questo QR code, seguirà il sistema di pagamento nel caso che il master sia il sistema di pagamento. Ok, anche questa possiamo passare. Un altro punto fondamentale è l'invio dei dati. L'Agenzia delle Entrate ha messo come termine massimo ogni 30 giorni, quindi io dovrò comunicare all'Agenzia delle Entrate ogni 30 giorni il dato contabile che vado a rilevare dal master. Nel caso in cui il master rimanga fermo più di 30 giorni, io dovrò comunicarlo all'Agenzia delle Entrate, nel senso che se ho una scuola che mi chiude dal metà luglio fino al 30 di agosto, dovrò comunicare che quel master è disattivo per quel periodo lì. Quando lo riattivo, dovrò comunicare che è attivo. Ok? Che cosa devo inviare come dati? In formato XML, che poi vediamo di che cosa si tratta, la matricola del sistema master, la data e ora del prelievo, il totale del venduto, il totale dell'incassato e, nel caso di rendiresto, il totale reso dei tubi e incassato nei tubi, sia in ricarica manuale che in ricarica automatica. Questo è il dato. Questi sono tutti i dati comunque che sono contenuti nel protocollo EVA-DTS, per cui non è che voi dovete farlo a mano questo lavoro, c'è già dentro. Devo comunicare la dismissione, il furto, l'assistenza tecnica, la cessione e il guasto. Nel caso io subisca un furto sia del mobile, cioè sia del palmare o dello smartphone, devo comunicare che mi hanno rubato questo strumento, e anche sul sistema master. Loro le chiamano torri di ricarica, noi li chiamiamo carica chiave a muro. Anche questi vanno gestiti, in quanto gestiscono del denaro che va caricato in chiave. Quindi se io avrò un distributore automatico munito soltanto di sistema di pagamento a chiave e vado a caricare su questo apparecchio qua, ci sarà un controllo fatto che ho caricato di qua e ho consumato nel distributore automatico. Quindi c'è questo. Quindi anche i carica chiave vanno gestiti, va messo il QR code anche su questi. Una cosa che va specificata: non hanno richiesto e non vogliono il dettaglio delle vendite, quindi per loro c'è l'incasso e l'erogato in globale, quindi non potrà mai avere uno scompenso fra caricato e scaricato, cioè non potrà mai avere una vendita superiore alle ricariche, perché vuol dire che ho caricato da qualche altra parte. Io credo che ho finito, lascio la parola a Riva che entra nello specifico, però prima diamo spazio alle domande. Allora, in merito al codice dell'Agenzia delle Entrate, io ho 50 distributori e ho dal numero 1 al numero 50. Se ho 5 gettonieri che mi fanno da muletto in azienda, devo modificare anche quelle?
perché sennò come vado ad inserire il codice nel momento in cui ho un guasto per sostituire il codice da 3 a 53, ad esempio. Per cui devo censire anche quello. Allora, da quanto abbiamo potuto capire, non c'è l'obbligatorietà di censire i sistemi che ho a magazzino, però da parte nostra lo consigliamo, nel senso che se voi avete una locazione nuova oppure avete un intervento tecnico da sostituire, è chiaro che se dovete chiedere all'Agenzia delle Entrate il QR code, magari non ve lo danno lo stesso giorno, cioè, non è detto, per cui è meglio avere. E adesso una cosa che stiamo vedendo con Digisoft, se si possono stampare delle etichette, dei QR code, senza attribuirli al momento al sistema di pagamento, in modo tale uno si stampa 10 QR code, li tiene lì, quando è il momento della rottura abbina il QR code nuovo alla geolocalizzazione nuova. Perché non potrebbe essere semplicemente io, cioè, vado a censire quelle 5 matricole e ce l'ho fatta nel magazzino, sì. Come la palestra è chiusa in un mese e la vado a comunicare, comunico che la matricola 51 e 55 sono fermi in magazzino. Sì, 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 ma allora per i sistemi, ma poi lo vediamo nelle software, basta mettere, sono censiti, coordinate, magazzino, inattivi, quindi sono dispositivi non attivi, poi comunque lo vediamo nello specifico. La matricola del sistema master, che è quella che noi generalmente oggi diamo noi, non da quelli interni, cioè quella di fare. Allora, non abbiamo... La battezziate voi? Cioè se noi la chiamiamo tu, cioè... Noi quando compriamo il sistema di pagamento abbiamo la matricola del vostro numero. Allora, non tutti i dispositivi hanno la matricola generata dal fabbricante. Perché per intenderci, uno volendo, cioè se noi la assegniamo noi la matricola, sì, la si può cambiare con il sistema. Allora, l'etichetta non si può cambiare perché l'etichetta è abbinata alla vostra partita IVA e viene generata nell'Agenzia delle Entrate. Certo, però saranno una diversa, cioè il QR code sarà uno diverso dall'altro perché è abbinato alla partita IVA del gestore. Quindi non ci vuole la matricola costruttore, no, ci vuole la matricola che assegna. Sì, anche perché stiamo vedendo in questi giorni con Riva che molti hanno abbinato il QR code al punto vendita. Per questo è un po' sbagliato, perché se io quel master lì lo vado a mettere da un'altra parte e ho scritto Brio e magari lo vado a mettere su una Ducale, avrò un punto vendita Ducale che avrà scritto Brio. Cioè questo è, secondo noi quel parametro che poi Giovanni vi spiegherà, secondo me è quello da tenere in considerazione, per cui partirò dall'1 e andrò avanti, tanto se voi due gestori avete lo stesso 1, però comunque sarà un codice diverso perché sarà abbinato al codice, al partita IVA. E sul dato che viene inviato c'è la lettura della matricola 1? No, c'è la lettura del QR code che avrà una criptazione sua. L'ultima domanda? Della posizione. L'ultima domanda, il censimento. Cioè sì. Noi dal 1 gennaio dobbiamo avere il code code su tutte le macchine o abbiamo i 5 anni per farlo? Cioè quella è la cosa che... No, allora, voi dovete censire le macchine entro il 31/12/2016. Da 1 gennaio 2017 voi dovete iniziare a inviare i dati contabili. Ma niente. Cioè noi, in poche parole, questi 5 anni a cosa servono? Cioè noi dal 1 dobbiamo inviare tutte le letture oppure... Allora. Dal primo voi dovete inviare tutte le letture, questo è quello che dicono. Se poi il gestore... Sono andati periodo transitorio, che è questo che lascio con perplesso. Che cosa ci dobbiamo aspettare alla fine di questo periodo transitorio? E cosa dobbiamo fare in questo periodo transitorio? Allora, il periodo transitorio è un periodo dove l'Agenzia delle Entrate chiede di mettere uno strumento che non hanno ancora definito. Si parla di registratura fiscale. Però anche noi non abbiamo specifiche e non sappiamo. Adesso è la fase iniziale. Quindi sono cambiamenti futuri. Sono cambiamenti futuri. Sì. Sì. Sì.
se poi, e questa è una cosa che noi non sappiamo, se il gestore non fa il 100% le macchine, è una cosa che non sappiamo che cosa succede. Cioè, probabilmente molti non riusciranno a farle tutte. Secondo me, ma è un pensiero puramente mio, probabilmente se l'Agenzia delle Entrate vede collaborazione da parte del gestore. No, perché noi siamo ad ottobre. Lo so. Cioè nel colmo, lo so, siamo ad ottobre. Siamo arrivati quasi a Natale. Dobbiamo fare il cerumen, non sistemi come la sua. Non per togliere il vostro a livello concettuale. Lo sappiamo. Sì. Io comunico via distesa, sono qualcuno al numero 1, quindi avremo altri codici. Sì, il signore chiedeva se un dispositivo si rompe, cosa devo fare? Devo comunicare che quella matricola numero 1, per esempio, è inattiva e non sarà più attivabile. Scusa, quindi il numero muore con quel master. Sì, allora, innanzitutto noi non siamo dei fiscalisti. Silenzio. Quindi non è che possiamo rispondere a tutte le domande in modo, voi dovete chiedere al vostro commercialista nel caso specifico, probabilmente se il prodotto ha già avuto l'ammortamento lo buttate via, se non ha ancora avuto l'ammortamento bisogna sentire il vostro commercialista che suggerimenti vi dà, perché ripeto, però per le agenzie delle entrate non esiste più, quando io ho comunicato che certo, okay, secondo me è così, non mi chiederanno più. Per quanto riguarda la sostituzione della gettonina, all'atto che il tecnico sostituisce, che tempi ci sono per la trasmissione all'agenzia del nuovo master che sto installando sul Android? Secondo noi è immediata, nel senso che se voi andate a registrarlo il giorno dopo, probabilmente quel dispositivo ha già fatto vendite. Quindi va gestito in modo abbastanza rapido. Sì. So che i gestionali vi aiutano in questo, in quanto quando io vado nel punto vendita, apro il QR code del distributore, lui in automatico mi dice che dispositivo c'è montato. Io dico non c'è più questo ma c'è questo e lui in automatico me lo cambia. Mi dà anche la geolocalizzazione perché sono sul posto. Quindi devo solo comunicare il link del master. Sì. Il 4 è unico, giusto? Olio e generato però ogni macchina. 4 è unico o è generato per ogni macchina? Solo PID cambia, generato per ogni macchina. Quindi ogni 4 è diverso da 4, certo. Sì, ogni QR code è diverso dall'altro. Come avviene la geolocalizzazione? Come avviene la geolocalizzazione? Da Google Maps. In alcuni punti non arrivo. Le dico per esperienza che con le slot machine pure volevano geolocalizzare, l'hanno tolto perché non riuscivano a geolocalizzare tutti i punti. Allora, loro, l'Agenzia delle Entrate, parla di rilevo del dato e invio della geolocalizzazione in prossimità del distributore automatico, per cui non parlano dei 2 metri, 3 metri, 4 metri, probabilmente danno un lasco. Se sono su un interrato e non ho campo, non ho cosa, sarà il punto più vicino. È chiaro che non posso avere un distributore a Napoli e c'è il Siro da Salerno. I dati che bisogna inviare all'agenzia, li posso anche leggere io direttamente, inviarli attraverso... No, allora il dato deve essere inviato in prossimità del distributore automatico, in prossimità del master. Il dato verrà inviato all'Agenzia delle Entrate e a voi nella vostra sede. Lei lo può leggere una volta arrivato a casa, ma non lo può inviare da casa all'Agenzia delle Entrate. Lo deve inviare in prossimità del punto vendita. No, lei non lo legge. Lei lo leggerà quando va a casa nel computer e dallo smartphone lei lo invia. Sì.
la domanda volta a vedere come diceva Fabio, poi sì, scusate, perché altrimenti non... Quando c'è campo, chi ha attaccato? Io sto... Quando esce c'è campo, mi ha dato perché i dati sono contenuti sul smartphone, sul manuale, anche all'esterno, in prossimità del punto vendita. Sì, sì. Quando uscite c'è campo, mi ha dato. Il dato va preso dal dispositivo che vediamo dopo. Il dato va preso anche se non c'è campo, è l'invio all'agenzia delle entrate che, cioè, il dato va preso e va memorizzato nello smartphone. Mi chiedevo invece, per la gestione delle chiamette, la ricarica non viene fatta in ufficio da computer o comunque non da sistemi censiti, dal palmare dell'operatore, perché si la ricarica delle chiamette, in quel caso la comunicazione come era fatta? Allora, nel caso di ricarica di chiavi tramite computer o tramite altre apparecchiature, io le chiavette le devo fatturare. Cioè, tutto quello che va fatturato non deve essere messo, non deve essere messo in questo progetto qua. Quindi anche i distributori in vendita libera vanno fatturate le battute, non si devono fare altre cose. Diciamo che io ho fatto una chiave perché ho ricaricato 20 euro ad un cliente. Al momento che il cliente emette una fattura, al momento che il cliente va a spendere quei 20 euro, comunque la macchina registra pian piano l'acquisizione e comunque la vendita di quei 20 euro. Io che cosa faccio? Faccio fattura e pago le tasse e l'IVA dalla fatturazione e poi al momento che il cliente mi va a consumare sulla macchina la gettoniera mi leggerà pian piano l'importo incassato. Quindi che facciamo? Paghiamo due volte? Scusate, guardate un attimo, volevo solo chiarire un punto. Quando giustamente dovete fare le domande a Lino da Blend, usate il microfono, perché sennò rischiamo che la domanda fatta in fondo è la stessa che fa e perdiamo tempo, per cui recuperiamo qualcosa, ecco. Quindi parlate con il microfono, vi deve parlare, perché sennò iniziamo sto vocio e non stiamo capendo più niente, quindi grazie dell'attenzione. Sì, la domanda, se io carico una chiave a casa, la fatturo a 20 euro, poi mi va a consumare dal distributore automatico e vedo una doppia vendita. In questo caso devo fare una fattura corrispettivi che va a scalare la vendita fatta con la chiave del distributore automatico. Segnerò nel portale della gestione delle entrate che ho fatto una ricarica di chiave, questa va scorporata dall'altra. Nei corrispettivi non mettete 40 euro, ma ne mettete 20. Tecnicamente sbagliato. Vendita libera, lei che cosa intende? La vendita libera come fa a segnalare? Sì, per vendita libera significa che non c'è un sistema di pagamento nel distributore automatico, la vendita è libera, quindi uno va lì, si preme il caffè, si prende il caffè e io fatturo all'azienda le battute fatte dal distributore automatico, faccio la fattura. Grazie.
c'è una linea di funzionamento su questo territorio e non mi corrisponde il venduto fuori interessato, come faccio diciamo, l'ufficio dell'entrata? Nel caso la macchina non funzionasse bene. Cioè nel caso in cui lei si trova uno scompenso tra l'incassato e il venduto, deve comunicare il furto, i 2 euro dati alla persona, dichiarato 100, ma lei sa che conta contato 95, deve dimostrare che quei 5 euro sono dati da qualche parte. Ma l'agenzia delle entrate, attenzione, perché è un particolare non trascurabile questo. A loro interessano i macro dati, non interessano i 2 euro che sono andati a finire sotto il distributore automatico e non ha potuto ritirarli. Quindi il resto deve essere tutto comunque documentato. Io devo, per esempio, il furto è consigliabile quando c'è un furto fare sempre denuncia ai carabinieri. Da poco tempo i carabinieri hanno messo a disposizione cioè si può fare la denuncia via mail. Quindi io faccio la denuncia, poi mi recherò a fine mese in caserma a farmi vidimare i furti in modo tale che se c'è un controllo, c'è una traccia, dico guardate, ho subito in un anno 50 furti, sono tutti documentati. È chiaro che se faccio vedere che ho subito 200 furti all'anno, magari qualcuno viene a trovarvi. Lo dico via i clienti, quindi da questi clienti sui sistemi pagamento le chiavi. Pure il 1 gennaio diciamo già abbiamo 300 chiavette da disposizione, ci sono tanti crediti su queste clienti. Come ci dobbiamo comportare? Ma niente. No, assolutamente. Dalla prima rilevazione loro partono da lì. Cioè la prima rilevazione per loro è punto zero. Voi dal 1 gennaio, supponiamo, rilevate il dato, allora quello che è stato fatto prima non interessa, partono da lì. Certo. Sì. Se voi per potestà vostra volete azzerare il sistema, è chiaro che dovete riprogrammarlo perché perde tutti i dati. Quindi molti dicono no, ma io voglio partire dal punto zero, quindi a zero il dispositivo e poi non è semplice. Veniamo all'ultima domanda e poi passo la parola al collega. Se faccio una ricarica gratuita al padrone dove ho il distributore, no? Cioè comunque mi viene contabilizzato dal fattura del fatturale. Ah, omaggio. Sì, ricordiamo che fiscalmente sugli omaggi va pagata l'IVA. Volevo sapere, ma mai che la costa da pieno, non c'è problema, infatti non è battuta, è incassato se lo prende il cliente, come va gestito? Nel senso che al cliente vende a 50 centesimi, il cliente se lo rivende a un altro. Si deve gestire come ristorno con fattura. C'è una mega oggetti, ti devi fare la fattura per quei 30 centesimi, mille battute, ti devi fare la fattura. Bene, buongiorno a tutti. Dopo questo ripasso posso iniziare? Dicevamo, dopo questo ripasso sulla normativa e dopo aver chiarito qualche dubbio, il mio intervento servirà per entrare un po' nel dettaglio dell'attività appunto operativa. Dicevamo che una delle primissime operazioni necessarie
obbligatoria è quella di censire il sistema master. Okay. Quindi come attività primaria è quella senz'altro di registrarsi o accreditarsi presso il sito dell'Agenzia delle Entrate. Questo accreditamento viene eseguito con un login e password che si può richiedere online, ma per affrettare i tempi è consigliato rivolgersi a uno sportello dell'Agenzia delle Entrate più vicino. Una volta avute il login e password ci sarà un dettaglio un po' tecnico che riguarda il file di certificato, cioè viene richiesto a voi un file di certificato da inviare all'agenzia e poi l'agenzia vi ritornerà un file appunto di certificazione che sarà la vostra firma digitale. Questa firma digitale cosa andrà a testare? Andrà a testare che quando vi collegate al sito dell'agenzia o utilizzerete dispositivi vari che hanno collegamento con l'Agenzia delle Entrate, attesterà che siete voi. Per cui quando riceverete questa file di certificato o firma digitale vostra, è un file molto importante che va custodito con cura perché, ripeto, andrà a identificarvi in ogni operazione verso il portale dell'Agenzia delle Entrate. Quindi una volta accreditati, dicevamo, si va a censire il sistema master. Il censimento del sistema master è fattibile sia direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate, quindi appunto mettendo i dati che dicevamo prima, matricola del master, tipo di distributore food o no food, tipo di diciamo protocollo utilizzato, quindi executive o MDB, e la famosa geolocalizzazione. Quindi o lo faccio manualmente sul portale dell'agenzia oppure ci sono software gestionali che propongono una sorta di censimento automatico, quindi un censimento massivo dei vostri master, ovvero io entrerò nel portale del mio software, della software house che mi servirà il software per adempiere la normativa, posso impostare i dati all'interno di questo software, poi il software in modo massivo invia i dati all'Agenzia delle Entrate e poi mi arrivano appunto le famose etichette da stampare QR code. Etichetta, dicevamo, che è obbligatoria, esterna al distributore o comunque ben visibile, in quanto l'Agenzia delle Entrate tramite l'etichetta va a istituire una sorta di autocontrollo. Quindi se una macchina ha il QR code esposto è censita, se non lo ha non è censita. Qualsiasi persona leggendo il QR code con uno smartphone, con l'applicazione insomma che si trova gratuitamente, vedrà se è censita o no, avrò ragione sociale, tipo di distributore, quindi i dati che voi avete messo nel portale li vedrò anch'io utente normale. Quindi questo QR code è una sorta di autocontrollo in modo tale che tutti i gestori abbiano censito i propri sistemi master. Bene, adesso farei un piccolo escursus tecnico su che cos'è il master. Prima il collega ha spiegato, però ritornerei un attimo nel dettaglio con l'aiuto di questa slide dove vado a presentare un po' le configurazioni che principalmente ci sono in Italia, quindi con distributori executive, con il protocollo executive. Queste sono alcune delle configurazioni, poi ce ne sono molte altre, però andiamo a vedere le principali. Quindi dicevamo che il sistema master è quel dispositivo che ha all'interno i dati contabili. All'Agenzia delle Entrate interessa ovviamente censire quel dispositivo che gli invierà il dato contabile, che è proprio il succo di tutta la questione. Quindi gli interessa sapere qual è appunto il dispositivo dal quale andrò a prelevare i dati contabili, i dati di vendita, di incasso, eccetera, eccetera. Questa è una configurazione abbastanza standard, quindi abbiamo un sistema di pagamento a chiave, okay,
e il sistema di pagamento a chiave ha collegato o un lettore di banconote, riconoscitore di moneta o entrambi. In questo caso l'audit, cioè i dati contabili, andrò a prelevarli nel sistema di pagamento e quindi è lui il master. Ok? Caso analogo è questo, dove ho sempre collegamento executive col distributore, un sistema di pagamento a chiave e ho come rendiresto periferica al sistema a chiave con questa configurazione. In ogni caso, anche in questo caso, quindi ho gli audit interni al sistema di pagamento, quindi è questo il master. Caso un po' più non complesso ma da specificare è questo, caso in cui ho un rendiresto, okay, che è sempre executive verso il distributore, però al rendiresto, supponiamo non COGES, un rendiresto in generale, collego un lettore di chiave, quindi un sistema di pagamento a chiave. Okay. In quasi la totalità dei casi questo collegamento tra rendiresto e sistema chiave è un collegamento in MDB. Okay. C'è da fare attenzione perché in questo caso chi tiene i dati contabili è la rendiresto. D'accordo? Dico questo perché? Perché può capitare che se uno ha un rendiresto di altre marche e un sistema di chiave COGES, okay, collegato ad altre marche, viene istintivo rilevare il dato dal sistema COGES, quindi da qua. Questo non ha alcun dato interno, quindi non è lui il master, quindi faccio un errore di rilevazione, devo sempre rilevare dal master, quindi la rendiresto. Non so se vi faccio confusione, però è un dettaglio che devo un po' soffermarmi perché è una diciamo delle configurazioni molto diffuse. Quindi laddove vedo un sistema COGES però un rendiresto non COGES, devo stare attento, non devo rilevare da COGES, che dopo vedremo gli strumenti che abbiamo a disposizione, bensì devo rilevare dal master, dal rendiresto. Se invece uno ha tutto COGES, per esempio ha una Profit, rendiresto quella rossa, che ha un sistema chiave integrato, quindi non ha nessun collegamento MDB, è come se avessimo questa configurazione, posso sì rilevare dal lettore di chiave COGES. Cioè se uno ha tutto COGES va tranquillo, se uno ha un misto deve stare attento a questo collegamento e identificare bene il master. L'altra possibilità di configurazione è un semplice distributore automatico e un accettatore di monete, quindi un distributore che va solo a monete. Allora, in teoria il master è il distributore automatico, perché l'accettatore non ha alcuna logica interna, ovviamente, quindi dovrei rilevare dal distributore automatico. Se il costruttore i distributori automatici vi dà l'opportunità di un rilievo IRDA, Bluetooth o basta, insomma questi sono i casi solitamente, bene, altrimenti bisognerà infraporre un sistema di pagamento che possa diventare master, quindi si passa a una situazione di questo tipo, quindi togliendo le due banconote passiamo a questa prima. Esatto, quindi dovrò mettere un sistema che mi permetta di raccogliere il dato contabile. Bene, quindi spero di aver chiarito cos'è il master e come individuare il master, perché è una delle prime operazioni da fare, quindi se non riesco ad individuare correttamente il master già faccio un errore iniziale. Posso continuare? Ok, bene, per quanto riguarda l'identificativo del master, quindi la famosa matricola che dovrò comunicare all'agenzia delle entrate, è per i sistemi COGES è il numero 8 cifre, okay, che io ho nel parametro 11.1, che è un parametro che c'è su tutti i prodotti COGES, quelli un po' più recenti, insomma da 10 anni a questa parte.
Questo numero, come si diceva, dovrà essere univoco e dovrò impostarlo, perché si diceva prima che non posso avere due master uguali. Quindi ogni master avrà un codice identificativo diverso che dovrà essere impostato qui. Per cui, per chi non ha mai fatto rilevazione dati, primissima cosa è quella di identificare il master, prima, come vi ho visto, capire chi è il master ovviamente, e poi andare ad impostare il codice identificativo che è 8 cifre, d'accordo? Che è il primo dato che devo comunicare all'agenzia in fase di censimento. Potrà essere un numero progressivo, un numero che voi inventerete, purché sia diverso uno dall'altro. L'esempio, quindi, ogni sistema master interno distributore avrà un codice solo diverso dall'altro. Bene. Una volta fatto il censimento dei distributori, dicevamo una cosa importantissima, che l'invio dei dati contabili dal 1 gennaio 2017 verrà eseguito in prossimità del punto vendita. Ok, quindi ribadiamo con fermezza che tutti gli strumenti che aveva e attualmente Coges, tipo la data key, non so chi la conosce, comunque tutti quegli strumenti con cui rilevavo i dati contabili, li portavo in sede per elaborarli o stamparli, sono banditi, cioè non è più possibile utilizzarli. Perché? Perché il dato contabile va inviato in prossimità del punto vendita. Quindi nel momento in cui vado a fare le operazioni di ritiro a cassetta, che devono essere fatte almeno una volta ogni 30 giorni, come si diceva prima, dovrò inviare il dato contabile all'Agenzia delle Entrate tramite un dispositivo. Ovviamente i dispositivi potranno essere o un palmare industriale o più banalmente uno smartphone, ok? Quindi saranno questi i dispositivi a disposizione per rilevare il dato dal sistema master, e in automatico il dispositivo andrà ad inviare una copia dei dati all'Agenzia delle Entrate, una copia a voi. Perché a voi, tanti mi chiedono, logicamente voi dovrete avere un dato di raffronto. Perché? Perché se l'Agenzia delle Entrate invio per un guasto tecnico, un disturbo, 50.000 euro di incasso, dovrò pur vederlo anch'io in sede cosa ho inviato all'Agenzia delle Entrate. Quindi alla domanda, ma anch'io dovrò avere i dati? Sì, è obbligatorio averli per legge, mi pare per 10 anni, per eventuali controlli, ma in ogni caso per voi nell'operatività è giusto averli per fare un confronto di ciò che avete inviato all'agenzia, cioè voi dovete sapere cosa avete inviato per eventualmente andare a giustificare le differenze, no? Come si diceva prima, cioè tra quello che ho inviato e quello effettivamente incassato. Quindi il rilievo dei dati si farà a bordo macchina, poi vedremo un dettaglio pratico, farò una rilevazione così vedrete un po' le tempistiche di rilievo e la semplicità d'uso, e tutto avviene appunto in automatico. Quindi Coges, la necessità insomma che si è creata nei gestori era quella di mettere in comunicazione sistemi di pagamento, Coges in questo caso, tutta la gamma, anche sistemi di 20 anni fa, con dispositivi di questo tipo, dove non hanno connessioni fisiche, ma hanno solo Bluetooth o LIRDA. Quindi la soluzione che propone Coges è praticamente la Bluetooth Data Key. Che cos'è questa chiave? Praticamente è una chiave che dà la possibilità, per chi ha sistemi Coges, di inserirla nel lettore di chiave, okay. Questa slide c'è anche, okay. Inserirla nel lettore di chiave e in automatico andrà a prelevare i dati contabili dal sistema master per poi passarli allo smartphone. In questo caso nello smartphone ci sarà un'applicazione
che vi fornirà un software house alla quale vi appoggerete, che appunto si impegnerà di inviare la famosa diciamo dati alla gestione delle entrate e la copia a voi. D'accordo? Quindi questa è una funzione diciamo principale per cui uno al lettore di chiave COGES introduce e rileva il dato. L'altra funzione molto interessante è questa, perché questa chiave è anche in grado di rilevare IRDA, ok? Quindi se ho un dispositivo anche non COGES che ha un IRDA diciamo standard, un protocollo standard dell'ETS, mi dà la possibilità di rilevare IRDA dal dispositivo e poi in automatico la chiave invia via Bluetooth allo smartphone i dati, quindi fa da ponte tra dispositivo IRDA Bluetooth per lo smartphone, ok? No, perché via IRDA io posso avere, in questo caso introduco la chiave fisicamente, in questo caso ho un dispositivo che ha IRDA, punto, rilevo IRDA e mi passa il dato via Bluetooth. Allora, questa chiave ha una batteria interna che permette 500 rilevazioni prima di essere caricato con un telefono, quindi ha una micro USB. E l'altra particolarità è che è una chiave chiamata passante, ovvero i dati contabili non sono registrati, cioè non rimangono accumulati qui dentro. Alcuni mi chiedono ma quante rilevazioni tiene? No, non possiamo tenere rilevazioni. Noi nel momento in cui rileviamo sul sistema master avviene direttamente il passaggio allo smartphone per l'invio, quindi si azzerano i dati nel sistema, per cui non tiene in memoria niente, solo un tramite da un sistema a uno smartphone. D'accordo? Beh, ovviamente questa chiave se la utilizzo dalla parte diciamo contactless ha un codice gestore, come l'avete impostato per chi utilizza chiavi per gli utenti, avrete voi un codice gestore vostro, anche per la Bluetooth Data Key devo impostare un codice gestore, può essere uguale o diverso. Comunque la domanda è, ma questa chiave vado anche su altri gestori? No, perché ogni gestore avrà un proprio codice identificativo, quindi questa chiave quando vado a introdurla, se nel sistema di un altro gestore non va perché i codici non corrispondono ovviamente. Bene, l'altra soluzione che proponiamo però è una soluzione diciamo per chi ha già dei palmari industriali dotati di IRDA, è l'IRDA Data Key, che è questa. In sostanza vado ad introdurla fisicamente nel lettore di chiave e mi trasmette i dati via IRDA. Dicevo che è una soluzione per chi ha già un gestionale con palmari industriali, perché? Perché di solito sono quelli che hanno l'IRDA a bordo. Gli smartphone non hanno IRDA, per cui se uno parte con lo smartphone sicuramente deve orientarsi sulla Bluetooth Data Key, perché comunica via Bluetooth. Bene, dicevamo che i dati sono tanti, un po' tutti, sono quello del venduto, del incassato, reso dei tubi, incassato dei tubi, reso e caricato manualmente nei tubi. Faccio un breve appunto su questa parte perché bisognerà porre attenzione adesso sulle ricariche manuali di tubi, cioè aprire la rendi resto, mettere dentro le monete e chiudere non sarà proprio più così permesso, nel senso che dovrò avere una certa consecutività di operazioni, quindi quando vado a ricaricare la rendi resto dovrò farlo dalle funzioni della rendi resto, quindi tutto deve essere registrato contabilmente dalla rendi resto per poi essere avviato. Quindi certe operazioni anche puramente tecniche o certe abitudini bisogna verificarle e cambiarle, perché reso e caricato normalmente dei tubi sono operazioni che di solito non ci si pensa tanto, ripeto, uno apre la cassetta, mette la moneta, chiude e funziona. I
quel caso lì la rendiresta non è in grado di capire quante monete ha prodotto, e questo valore è quello che devo dire quando carico le monete. Diciamo che dobbiamo andare alla ricarica, magari usando monete, certo, un altro istituto da fianco, deve fare prima o dopo? Primo o dopo, cioè non c'è un primo dopo, nel senso che io l'importante è che faccia l'operazione correttamente. Poi quando vado a rilevare, cioè se rilevo prima e carico dopo, la vedrò nella successiva, se invece carico e rilevo subito, la vedo attualmente. L'importante è che sia tutto contabilizzato in maniera corretta. Sì, però la domanda specifica è se io non potrò più prendere i soldi dalla cassetta e caricare la chiave, non potrò più prendere i soldi da un'altra macchina per caricare i tubi, perché mi sbaglia il dato contabile. Deve munirsi lei di un kit accessorio. E qui i soldi da poi li vado a defalcare, sai che certo. Sì, certo, ma arriva in automatico il dato, perché comunque lei dalla sua carta, dalla sua cassetta, non il distributore a fianco, altrimenti dovrà segnalare che ha preso 5 euro per caricarli, li deve scaricare da altra parte, però è una cosa complessa. Però se io devo dire, per ricaricare la rendiresta, devo prendere i soldi miei che già ho incassato due mesi fa, no, che ce l'ho lì, e li metto dentro. Per il valore. C'è qua? C'è qua? Totale incassato nei tubi. Loro lo vedono come dato. E quindi. Cioè lo vedo come soldi in cassa destra, non per vendita, ma per altri. Certo, certo. Sì, l'importante non è fare un'operazione che di solito alcuni fanno, ovvero quella di introdurre monete a rendiresta funzionante, vedo il credito che va fino a X euro e poi le spengo. In quel caso il credito che vado ad inserire è un incasso, che poi risulterà come sovrapprezzo, ma è un incasso. Quindi ribadisco l'importanza nella gestione delle rendiresta, appunto per avere i totali di incasso coerenti, è quella di utilizzare le funzioni che mette a disposizione la rendiresta per la ricarica manuale o scarico manuale, in modo che tutto sia contabilizzato in maniera corretta. Prego. Di solito non finiscono mai tutti i tubi nella rendiresta. Se io prendessi materialmente dalla cassetta dei pezzi più grandi, li metto nella rendiresta e poi pigio il tasto di darmi il resto, cioè se metto nella rendiresta i pezzi piccoli e quindi pigio, così mi dà l'euro e i 50 di resto, cosa succede? Quando io ho i soldi sia da una parte che dall'altra. Non si svuotano tutti. Se dovessero svuotare solo dei 5 centesimi o dei 10, perché di solito sono quelli che si svuotano, penso sia un luogo comune un po' per tutti. Sì. Qualora si dovessero svuotare quei tubi, prendo l'euro dalla cassetta, prendo i 5 centesimi dalla cassetta del distributore accanto e poi pigio il resto e metterò quel resto nella cassetta che ho prelevato dal distributore accanto. Cosa succede? Vabbè, sono tutte sequenze che ognuno poi magari dovrà un po' verificare, però in linea di massima tutte queste sequenze che vanno a influenzare, diciamo, il vostro corrispettivo vanno giustificate. Però se faccio tutte le operazioni correttamente dal punto di vista contabile, ci sono grossi problemi. Sempre in merito alla ricarica, attualmente noi, se c'è una ricarica, se ho una dotazione di 30 euro, carico i tutti, ad
attualmente i miei RT chiedo di prendere l'equivalente che hanno caricato della dotazione dato l'incasso, perché per loro è un sospeso la dotazione, cioè io vi do 30 euro di monete, loro me le porteranno un taglio più grande che hanno prelevato dalla cassetta. Questa operazione non dovrebbe compromettere la contabilità, cioè io effettivamente sto mettendo soldi nei tutti per lavorare che non è quindi un incasso, il pari importo lo prelevo dalla cassetta. Noi che lavoriamo con Digisoft, diciamo così, abbiamo impostato l'impianto e a livello contabile funziona in termini di quadratura, però non so se può essere un problema di fiscale. Io direi di no, eventualmente magari Digisoft sarà più precisa in questo, però non penso, perché l'importante è che poi voi insegnate che se avete fatto l'incasso vostro e sapete che è 50, ho prelevato 20, avrete 30 come incasso. Però l'agenzia delle entrate intanto ha dato 50, quindi diciamo tutto dovrebbe tornare, però per i dettagli operativi di Digisoft conviene chiedere a loro. Sì, l'importante è che li rimetto in maniera corretta, cioè come caricato manualmente, quindi loro dicono hai incassato 50, voi poi contate 30, perché? Perché 20 li avete reimmessi nei tubi in maniera regolare, quindi teoricamente è tutto torna. Ci sono domande sull'aspetto operativo? Era abbastanza chiaro prima il discorso del master, codice master, identificativo? Se utilizzo il master della chiave elettronica e metto l'executive la rendi resto, i tubi me li legge? Antonio, scusa, un altro nome non funziona. Allora, la connessione con sistema di pagamento a chiave più la rendi resto executive come periferica, i tubi li legge? Sì, li legge, dipende da quale rendi resto. Perché? Perché non tutte le rendi resto in executive passano i dati contabili al sistema di pagamento. Alcune sì, alcune no. Adesso farvi l'elenco sarebbe un po'... non sarei preciso, però per dirvi, alcune non mandano proprio l'incassato verso i tubi, non mandano la giacenza dei tubi. Perché? Perché il protocollo executive non lo prevede come obbligatorietà inviare, in questo caso il sistema chiave, i dati dei tubi. Però direi che la maggior parte del resto attualmente lo fanno, okay? Quindi poi dipende dalla marca, dalla versione, da una serie di fattori. Sicuramente la connessione sistema di pagamento e rendi resto in MDB, quella è la più sicura. Perché? Perché in MDB è obbligatorio che la periferica invia al master i dati contabili suoi, quindi questo è proprio dal protocollo, cioè la rendi resto deve essere trasparente nei confronti del sistema di pagamento in questo caso, e quindi invia tutti i dati che ha, quindi il sistema di pagamento lì in executive è un po', diciamo, a scelta del costruttore. Bene, allora se non ci sono altre domande, io andrei a presentare, andrei a presentare praticamente la proposta che fa Digisoft per quanto riguarda appunto il discorso dei corrispettivi, dell'invio telematico dei corrispettivi. Digisoft, azienda di trentennale esperienza, appunto collabora con Coges, siamo in collaborazione, e ha messo appunto a disposizione questo progetto, questo prodotto, per permettere appunto di rilevare il dato, come dicevo prima, dal sistema di pagamento e poi inviarlo all'agenzia di entrate e a voi. Il prodotto è composto da due principali, diciamo, unità. Una è
diciamo l'app vera e propria residente nello smartphone, ok, che vi permette di rilevare il dato, e l'altra molto importante invece è il portale online che mette a disposizione Digisoft per poter fare varie operazioni tipo anagrafica clienti, statistiche, controllo dell'invio dei dati, controllo degli incassi, quindi varie operazioni della, diciamo, per attività di un gestore. Quindi si divide pure la parte pratica di rilievo, la parte, diciamo, online sul portale. Quindi io andrei dopo parliamo del discorso rivendite, dell'assistenza eccetera, però io andrei proprio sul pratico, collegandomi appunto, facendovi vedere l'app residente nello smartphone e facendo una prova pratica di rilievo, così capite un po' la complessità o meno, insomma, che non è complesso, quindi la facilità di utilizzo dell'app. L'app si chiama, cioè il software in generale si chiama Rileva. Si chiama Rileva e appunto è composta da app e portale. Quindi adesso mi collego allo smartphone mio, quindi facciamo una prova proprio in diretta. Quindi dicevo, adesso lancio l'app Rileva, ok? Torno alla pagina iniziale, tanto per farvi vedere. Okay. Attimo che si ricollega, scusate che ho staccato il collegamento. Perfetto. Bene. Dicevo, se lanciamo la Rileva, praticamente ho ovviamente utente basso per entrare, e qui posso fare la ricerca quando sono a bordo macchina. Posso fare la ricerca o tramite, diciamo, digitando sul punto vendita proprio il numero del punto vendita, ok? Oppure tramite QR code, quindi ho la facilità anche di identificare il punto vendita, quindi se faccio una prova diretta col QR code, ecco, mi ha trovato il punto vendita, d'accordo, che appunto sono in prossimità del mio distributore Settima Master. Quindi una volta identificato sono pronto per il rilievo dei dati. Io mi fai da valletta perché devo anche introdurre la chiave, quindi grazie. Bene, quindi il collega è l'operatore che a bordo macchina va ad inserire la chiave nel lettore di chiave. E faccio rilevazione dati, premo su rilevazione, rilevo, il sistema sta trasmettendo i dati, vedete, allo smartphone, quindi all'app rileva, e nel momento in cui finirà i blocchi di rilevazione, ok, a questo punto noi abbiamo già inviato il dato all'agenzia delle entrate e una copia è arrivata a lui, d'accordo? Quindi l'operatività è questa, tramite online, allora, tramite appunto connessione. Quindi l'operatività, avete visto, è semplice: individuo il punto vendita tramite QR code, punto vendita intendo il sistema master, comunque la macchina, no? Tramite QR code o numericamente, dopodiché introduco la chiave e prego rileva. Quindi l'operazione è banale. In automatico l'app residente nello smartphone si impegna a fare tutte le attività di sigillatura del dato, quindi lo cripta in un certo senso e quindi lo invia all'agenzia delle entrate. Nel caso in cui non c'è il segnale, in quella vostra situazione?
Allora, nel caso in cui non c'è segnale in questa postazione, verrà inviato appena trova segnale. Quindi si parla di prossimità, diciamo, dell'invio dei dati. Logicamente non c'è la precisione al metro. Lo fa in automatico. Tutto in automatico. L'app tiene in memoria la rilevazione che deve spedire per mancanza di campo, la invia in automatico. Poi, se per vari problemi di hardware del telefono o altri motivi, se uno scollega gli interessi, eccetera, eccetera, l'app dirà: attenzione, che hai ancora una rilevazione lì. Prego. Ma oddio, i dati contabili sono proprio, diciamo, byte, quindi sono minimi, cioè i dati, dopo li vedremo, è un file molto stringato, quindi non so quantificare. Ma in che senso quante? Li faremo sapere. Non so dirvi quantificarli con precisione, perché poi dipende anche la rilevazione, se un tracciato standard esteso, se uno ha 100 linee prezzi impostate, 20, 50, quindi necessita calcolare un po' la media, in effetti. Prima della presentazione del fatto del Greco. E prima della presentazione che ha fatto De Ben, diceva se smarrisce il telefono, viene rubato, deve essere fatta denuncia. Ma perché il telefono non può essere sostituito? Perché deve essere fatta denuncia di quel smartphone? Se, anche se si rubano. No? Allora, in poche parole, questa fase transitoria, il dato certificato, ok, lo fa lo smartphone, l'app residente nello smartphone. Quindi è molto importante che lo smartphone si autocertifichi al primo invio dei dati. Quindi nel momento in cui si autocertifica è un elemento proprio molto importante e non può essere sostituito o smarrito con semplicità, perché proprio è lui che va a certificare il dato, comunque a criptarlo per l'agenzia delle entrate. Quindi avrà un'email, quindi è proprio un dispositivo che è censito a tutti gli effetti e il censimento è automatico, cioè il primo invio darò all'agenzia delle entrate e dirò: questo telefono con questo codice suo proprio è il dispositivo della società tra dei tali che è, diciamo, predisposto per l'invio dei dati. Possono essere molti meno, possono essere molti più. Se viene sostituito andrò a rimettere all'interno dello smartphone questo certificato in modo tale che si autocertifichi al primo invio. I dati che vanno, quelli che abbiamo visto prima, cioè tutti i dati di vendita, di incasso, non interessa all'ispezione delle entrate il dettaglio delle vendite, cioè non interessa sapere quanti cracker ho venduto o quante fiesta. No, nell'arco appunto da una rilevazione all'altra. Un attimo, una alla volta, altrimenti non capiamo. Quest'app che ha fatto gestisce solo ed esclusivamente il dato contabile, ma non ci consentirà di sostituire i palmati qui neanche un dato fisico proprio. Rifornimento è una cosa proprio a parte, quindi qualora io avessi già dei palmari non li potrei sostituire, sarebbe un plus questo, oppure utilizzare il palmare con GPS. Voi avete già che software avete di gestione? Vega. Quindi Vega farà una cosa similare sui vostri palmari. Questa soluzione è per chi non ha Vega,
ovviamente, cioè non fa il passo diretto a palmare di un certo tipo, è un software di gestione completo, magazzino, eccetera, eccetera, ma è una soluzione, diciamo, base che permette, uno, di adempiere alla normativa, ovviamente, e due, vi dà appunto dei vantaggi, come dopo vedremo, perché vi permette appunto di fare una sorta di anagrafica, di statistica, di controllo, quindi non si può dire che è un gestionale come Vega, cioè il prodotto principale, però dà un primo, diciamo, aiuto alla gestione per l'operatività. Sì, volevo aggiungere un'altra cosa sull'utilizzo dello smartphone. Noi consigliamo che questo strumento sia dedicato soltanto per questa cosa, cioè di non usarlo anche come telefono, perché siccome le telefonate hanno priorità su tutto, se io sto rilevando il dato contabile e mi arriva una chiamata, mi chiude il Bluetooth, per cui perdo la, cioè devo ricordarmi di rimettere dentro la chiave e rifare la rilevazione. È una cosa che sì, se voi potete fare, potete utilizzarlo come telefono, però c'è questo rischio: non perdo il dato contabile, però mi devo ricordare di, se ho ricevuto la chiamata in quel momento, di tirare fuori la chiave e rimetterla dentro, lui mi riprende la rilevazione. Sì, sì, no, la riprende, non la perde la rilevazione, però me la chiude, quindi mi devo ricordare, il mio operatore si deve ricordare di che ha ricevuto la chiamata, quindi devo rifare l'operazione. Fino a quando c'è arrivato alla fine che rientra. Esatto. Basta prendere una curiosità per forza sì, per niente anche il tablet, però andare a rilevare col tablet mi sembra. Scusa, solo con Android la funziona? Attualmente sì, poi sarà prevista anche credo la versione per iPhone, però attualmente è solo Android. Un attimo che la domanda è interessante. Volevo sapere se i sistemi master Coges hanno bisogno di una configurazione particolare oppure sono già pronti per allora, per i sistemi Coges, come abbiamo detto, un po' per tutti è importante che ci sia l'identificativo, per chi non l'ha mai messo, l'identificativo del master, quindi la famosa matricola che parlavamo prima di autocifre, e che ci sia il codice gestore che va appunto a riconoscere questa chiave, ok? L'invito qual è? Di non mantenere il codice gestore a zero, perché di default noi lasciamo a zero, però zero è un codice, quindi se tutti voi lasciate a zero, ognuno va nella macchina dell'altro. Non so, c'è una cosa interessante da rilevare da di là, però in ogni caso non è la cosa corretta. Per cui l'invito è verificare il numero di codice, diciamo, master, e il codice gestore, attribuire un codice perché venga riconosciuta univocamente con la vostra gestione. Poi tanti mi chiedono: ma devo impostare i prezzi in macchina, in pre-soldi, in cost by price, tutte queste cose? L'importante è che arrivi il dato del totale venduto, non dei dettagli delle vendite, quindi anche i semplici prezzi in macchina vanno bene. Logico che se uno vuole avere qualche dettaglio in più sulle vendite, quindi fare anche una sorta di statistica propria, se ha anche il dettaglio di ciò che vende, è un aiuto in più, però magari sono passi successivi, però per il momento forse se uno non ha mai fatto rilevazione conviene partire con una cosa semplice. Solo sulle proprie funziona. Allora, questa chiave come rendi resto? Sì. E anche sull'Eurocoin, non so se ne avete quelle nere, sì. Sulla Eterna si può rilevare via IRDA, perché l'Eterna, quella bianca, ha l'IRDA, quindi rilevo IRDA e trasformo a Bluetooth.
e su tutti i sistemi a chiave, ovviamente sempre che l'essere scoperto, anche quelli di 20 anni fa, quando avevo i capelli, diciamo, sulla unica, sulla unica, sì, anche sull'unica. La unica o all'IRDA esterna o alla chiavetta, o eventualmente si può installare un kit Bluetooth, però vale, sono costi aggiuntivi, forse vorrebbe fare via IRDA. Sì, allora IRDA di altro e di resto sì, purché il protocollo sia standard. Adesso noi abbiamo provato sulle marche principali di rendi resto e funziona. Logico che se uno mi chiede ma funziona nella rendi resto di tal marca versione 1.4, non lo sappiamo, cioè bisogna provare. Un invito che faccio, ed è una cosa molto importante, sulle MEI pare che funzioni, sì. Allora, dicevo una cosa molto importante, che forse non abbiamo approfondito, ma vi invito a farlo. In questi 3 mesi che mancano, circa, l'invito è ovviamente censirvi, fare tutte le attività, però soprattutto iniziare a rilevare i dati, cioè provare il rilievo dei dati. Non preoccupatevi che, come mostra questa videata, adesso poco fa abbiamo fatto questa rilevazione, vedete? La prima spunta è il dato che è arrivato a voi e dice ok, è arrivato a voi, dopo lo vedremo sul portale. La seconda è l'invio verso l'Agenzia delle Entrate. Fino al 31 dicembre l'app, in questo caso di Digisoft, non manda ovviamente alcun dato all'Agenzia delle Entrate, li manda solo a voi. Quindi veramente l'invito è quello di iniziare a provare, per chi non l'ha mai fatto, a provare tutto il processo della rilevazione dei dati. Altrimenti vi trovate in gennaio che sbagliate a codificare, non va la chiave, avete il codice sbagliato, cioè si entra un po' nel caos. Quindi se iniziate già adesso a, diciamo, provare tutto il processo, vi troverete meglio a gennaio. Quindi inizio a codificare, inizio a rilevare i dati, vedo se tutto entra correttamente, se il sistema è programmato, e così dal 1 gennaio parto un po' più a cuor leggero. Quindi questo è un invito veramente importante. C'è poco tempo, lo so, però anche noi abbiamo ricevuto le ultime direttive delle agenzie delle entrate, insomma, non molto tempo fa, per cui l'invito è questo: provate tutto il processo di rilevazione. Qualora io avessi dei palmari, però non tutti i palmari sono GPS, quindi geolocalizzo a tavolino tutte le postazioni che ho e raccolgo tutti i dati, li porto in sede e li invio dalla sede col palmare. I dati, come dicevo prima, non possono essere portati in sede, cioè i dati vanno inviati in prossimità del sistema master. Prossimità cosa vuol dire? Vuol dire 3 metri, 50 metri, 1 chilometro, ma non posso rilevare a Napoli, inviare dato a Salerno. Non è fattibile, vietato. Cioè tutto ciò che entra in casa, capite che l'agenzia di entrata dice ma sono qualche casa che fa, quindi loro pretendono che l'invio venga da un dispositivo, diciamo così, certificato, e vogliono assicurarsi che quando rilevo il dato venga spedito in tempo reale, diciamo così. Una chiavetta è per tutti i dispositivi, quindi una chiavetta, diciamo, è per operatore, no? Se uno ha 2 o 3 operatori avrà 3 chiavi, però una chiavetta è per tutti i dispositivi. Costo della chiave? Costo della chiave è 275 di listino.
programma sono costi a parte di Digisoft, dopo entriamo magari nel dettaglio commerciale. Bene, allora, vista l'app, ok, avete visto, vi ho fatto vedere proprio l'operatività e l'invio dei dati. Adesso, ancora 10 minuti di pazienza, vi faccio vedere brevemente il portale che mette a disposizione Digisoft, perché ripeto che nel progetto è compreso sia l'app che il portale, così vedete un po' le potenzialità che offre il software. Questo è il portale che mette a disposizione Digisoft, dove io ovviamente con mia login e password mi collego e con il famoso, vi ricordate, vi dicevo, la vostra firma digitale che riceverete appunto dall'agenzia di contatto. Quindi è molto sicuro l'ingresso del portale. Come vedete vi dà l'opportunità di crearvi delle anagrafiche, ok? Quindi potete crearvi il cliente, le sedi, i punti vendita, cioè dove ho praticamente installato il distributore, i distributori stessi, quindi la tipologia del distributore. Sì. Già. Nel caso in cui il barcode venga messo su tutte le macchine, no? E qualche gestore non lo mette su una macchina in questa postazione e c'è una visita della finanza, dell'ufficio delle entrate, l'azienda che ospita la compagnia di gestione è passato di vedere molti, cioè già hanno comunicato questo, cioè nel senso che quindi è stato proposto, cioè io azienda che ospito, che ne so, una compagnia di gestione e non ha messo il codice, si era parlato alla riunione di Padova che abbiamo fatto, sì, c'era un responsabile dell'agenzia delle entrate ingegner Biancaldini e se n'era bozzato, però sinceramente non so che punto è il discorso, non so se è stato deciso qualcosa. Quindi dicevamo, mi dà l'opportunità di creare, diciamo, varie anagrafiche, quindi poi a portale avrò il vantaggio di avere la mia codifica di clienti, sedi, punti vendita, distributori e master. Vi faccio vedere il discorso del, per esempio, della geolocalizzazione che la fa, esegue in automatico in base appunto all'indirizzo che vado a imputare, ok? Se io vado nella mappa vedrò che è geolocalizzata in questo punto. Posso anche spostarlo e salvando le coordinate mi cambia le coordinate. Quindi se vedo che c'è l'indirizzo sbagliato e posizionato in modo non corretto, posso cambiarlo. Queste, diciamo, registrazioni sono quelle che vi dicevo prima, che poi in modo massivo vanno inviate all'Agenzia delle Entrate per il famoso censimento. Quindi se uno si collega al portale di rileva e va a inserire le macchine, le anagrafiche varie, master eccetera, in automatico poi rileva, invia tutti i dati necessari per il famoso censimento. L'altra, diciamo, funzione sono gli incassi che mi permettono di verificare praticamente
quello che ho contato e quello poi che avrò, diciamo, quello che effettivamente contato, e poi avrò un dato di raffronto di quello che ho inviato all'agenzia delle entrate. Quindi il famoso discorso di prima, che dicevo che una copia va all'agenzia e una copia va a voi, è appunto per fare questo raffronto, in quanto io dovrò andare, nel caso di discordanze tra ciò che ho inviato e ciò che ho incassato, andrò a giustificare i vari ammanchi o le varie anomalie all'interno del portale. Infatti a disposizione mi metterà, adesso sono alcuni esempi, non so, rimborso, prova, furto, monete false, eccetera eccetera, quindi una tabella che si può ampliare. Quindi io andrò nella fase degli incassi a giustificare praticamente tutte queste anomalie. Nel caso di controllo da parte di un ispettore della finanza, dovrò dimostrare queste, diciamo, differenze e giustificarle. Cioè, ho inviato 100, ho incassato 80 perché? Perché 20 euro di furto piuttosto che ho dato 5 euro per mancata vendita, eccetera, eccetera. Quindi questa è una cosa importante. E ovviamente posso vedere le rilevazioni. Questa, vedete, è quella che abbiamo fatto alle 11.06, se io la apro, non l'abbiamo fatto con operazione contabile, quindi è tutto a zero, però voi vedrete che i dati sono all'interno, ci sono dei dati interni e quindi vedete ciò che avete praticamente inviato come dato contabile. Sì. Sì. Vado ad elencare, c'è questa discrepanza perché 2 euro mancata, 20 euro a manco per, okay. E vi dicevo i tracciati, vi faccio vedere i tracciati che vengono inviati. Questo è il tracciato RDS che rileviamo direttamente dal sistema di pagamento, che è un tracciato standard. Questo invece è il tracciato che si invia XML, che si invia all'agenzia delle entrate, ok? Quindi quello di destra è il dato criptato che l'app invierà all'agenzia delle entrate, mentre quello di sinistra è il dato in chiaro che voi ricevete. E cosa vi offre inoltre il portale? Vi offre una sorta di statistica interessante, perché io posso decidere un periodo di, diciamo, di statistica, e in automatico mi dà l'attuale rispetto all'anno precedente, la variazione, diciamo, in euro, e la variazione percentuale. Quindi vedete, insieme all'app, dispositivo pratico, vi dà anche una sorta di aiuto nel gestire statistiche, conteggi e quant'altro. Proprio per i più, diciamo, appassionati alle statistiche, potete avere anche delle statistiche rispetto al venduto a chiave, caricato chiave, eccetera. Il venduto sull'incassato, che di solito è un dato che interessa molto le gestioni, perché vi permette di vedere se ciò che viene ricaricato in chiave viene anche venduto, quindi la forbice non deve mai aprirsi molto, perché sennò vuol dire che vendete molto e caricate poco, il che non è molto bello. Per cui vi dà, insomma, degli strumenti per controllare anche la vostra gestione. E qui ci sono le varie tabelle, che sono tabelle prettamente tecniche, del tipo di connessione, modelli distributori, eccetera. Per cui io mi fermerei qua come presentazione. Se avete dubbi sul portale, altrimenti passerei la parola al collega per vedere l'aspetto, diciamo, dolente, mica tanto, comunque l'aspetto. Sì, allora, bene.
Dicevamo prima, mi suggerisce giustamente il collega, vi faccio vedere, però devo ricollegarmi ancora, vi faccio vedere cosa uno con qualsiasi applicazione di lettura di QR code vede quando va a leggere QR code sulla macchina sua o di altri. Bene, allora nel momento in cui vado nei pressi del distributore che ha il QR code e vado a leggerlo con una qualsiasi applicazione, ok? Questo è quello che vedrò, cioè praticamente c'è l'ID del dispositivo master, che in questo caso è l'1, le ultime 8 cifre, vedete? Mi dirà, ovviamente non ha tutti questi dati in QR code, cosa fa? Semplicemente va a collegarsi a un link, no, predisposto, dove vedrò che l'ID master è 1, è censito, è food, la geolocalizzazione, il gestore e poi l'elenco delle ultime matricole lette. Quindi capite bene che io in qualsiasi momento posso verificare se il mio distributore o quello di altri è censito in modo corretto. Quindi io ho fatto proprio una prova pratica di lettura di matricola. Tutti gli altri utenti precisamente non lo so. Non lo so, sono codifiche interne loro probabilmente di progressivo, credo. No, sono credo numeri che vengono impostati come progressivo, però la certezza non c'è. Bene, passo all'aspetto. Diceva Riva, contiene fino a ottenere la batteria, può gestire fino a 500 animazioni, però è ricaricabile da una mini USB, si può collegare al preso dell'auto e si può ricaricare da... Allora, adesso veniamo alla fase finale, parliamo di quelli che sono i costi. Questo prodotto è stato realizzato in collaborazione con Digisoft. Digisoft, come diceva prima Riva, è una software house che è stata la prima software house in Italia e penso anche a livello mondiale che ha realizzato un software per gestire i dati contabili. Voglio fare una piccola pausa, piccola parentesi. Coges nell'87 ha inventato la chiave elettronica. Quindi una chiavetta dove io andavo nel distributore automatico, mettevo dei soldi, caricavo la chiave e prendevo il prodotto. Questa chiave ha introdotto due nuove cose nel mondo del vending. La prima è quella di prendere i soldi in anticipo.
ma la cosa più importante è quella che ha consentito di prendere i dati contabili, e da lì è nata questa società di Bergamo che ha sviluppato per conto di quella che oggi è la società italiana più grossa del vending, ha realizzato questo software che si chiama Vega, poi ha realizzato il Vega Lite e adesso in collaborazione con noi ha realizzato il Rileva, questo software che il signor Riva prima vi ha fatto vedere. Questo software va venduto in Italia esclusivamente dalle rivendite, per cui nel caso campano va venduto dai fratelli Lucero dalla Geos Campania. Qui abbiamo Geos Sicilia, Geos Sardegna, la Vendomat e tutte queste società. Perché questo? Perché né Coges né Digisoft è in grado di gestire una mole di dati così importanti che arriverà nel primo periodo, ma verranno filtrate dalle rivendite. Quindi il software ha questi costi. Ecco, costa 60 euro al mese per il primo dispositivo. Cosa significa dispositivo? Significa smartphone o app. Il secondo e il terzo costa 50 euro al mese, e dal quarto in poi 45 euro al mese. Cosa significa? Che se uno ha tre dispositivi spenderà 160 euro, se uno ne ha quattro spenderà 60 più 100, 160 più 45. Questo è esatto, se uno ha 5 caricatori dovrà acquistare 5 app e 5 chiavette. La chiavetta prima arriva, ha detto, costa 275 di listino, poi tratterete lo sconto con la rivendita, mentre questo è il prezzo Sì, allora questi prezzi, Giovanni Sittoni, questi prezzi sono comprensivi di app e di servizio server e di una prima informazione da parte delle rivendite nei vostri confronti. Infatti credo che a breve, Francesco, ci sarà un corso organizzato. Poi volevo fare un passaggio alla fine, proprio per dare la disponibilità della Geos con Antonio e Salvatore, e per cui iniziare a fare dei corsi venerdì, poi sceglieremo insieme le date per fare questi corsi ancora, se ci fosse qualche indeciso e per i dettagli. Se avete delle domande, noi approfittatene che siamo qua. Scusa, devo tornare alle gettonie per il sistema di comunicazione. Macchina executive, sistema chiave executive, gettonie chiave executive. Prendi questo. Ha detto lui che alcune gettonie vanno date al sistema chiave, altre così fino. Sì, dicevo che alcune di resto inviano il dato soprattutto del caricato e scaricato manualmente dei pavimenti. Alcune lo inviano, altre non lo inviano, quindi bisogna verificare. Nel caso che non lo inviano, se il dispositivo, diciamo, rileva nessun dato, dovrà mettere zero. Impostare 0 come dato fisso, okay, quindi sarà un dato diciamo fisso a 0, perché la norma dice che i dati contabili sono obbligatori. Qualora qualche sistema di pagamento non permette di inviare tutti i dati contabili, i dati contabili non valorizzati dal sistema devono essere comunque inviati a 0. Un dettaglio tecnico, quindi vanno via a zero. Direi di sì, con riserva, nel senso che io non posso sbilanciarmi e dire sì, sarà una configurazione che durerà per sempre. È un po' anomala, diciamo che alcuni dati mancano, soprattutto i dati verso la cassetta, diciamo così.
verso il gruppo Tubi. In caso invece, sempre la stessa configurazione, gettoniere executive IRDA, okay? Sistema chiave executive, executive con la gettoniera, executive con la macchina, quindi tutto in executive, i dati presi dalla gettoniera sono validi per l'agenzia delle entrate. Allora, per capire, lei ha un rendi resto verso macchina executive? No. Verso sistema chiave executive. Sì, però il sistema, diciamo, rendi resto riesce a gestire un sistema chiave solitamente solo in MDD. Quindi la configurazione che mi ha detto mi sembra abbastanza anomala. Quindi una rendi resto che ho un sistema executive collegato alla rendi resto non mi risulta. Se vi faccio un esempio pratico. Sì. Ma lo ZIF è executive o? Ma non ci possono essere due executive verso macchine, questo concetto, cioè. E quindi è lo ZIF che fa da master e si torna alla configurazione di prima, quindi lo ZIF è master e gestisce la rendi resto. È quello che dicevamo prima, cioè la rendi resto, non tutte passano i dati dalla rendi resto al sistema chiave. Non ha in questa configurazione i dati delle vendite chiave. Cioè il master è colui che ha i dati contabili. Non si sente? Conversazione a due, mi scusi, ha ragione, sì, è che siamo entrati un po' nel tecnico. Se vuole riassumere il dubbio per tutti. Allora, gettoniera in executive 7009 o altra IRDA agganciato a uno zip per esempio che già che sia executive e abbia quindi executive quella configurazione lì, executive con la gettoniera questa. Sì, è executive con la macchina. La gettoniera IRDA, quindi io posso prendere i dati della cassetta dalla gettoniera e la cassetta è, mi dà tutti i dati della cassetta. Sono qua i dati. Quindi in questo caso chi mi dice che non va bene? Io non so che sono il direttore di bonifica. Cioè voglio dire, io quando mando il file all'agenzia delle entrate, io gli mando il file giusto, dove è tutto giusto. Allora, manderà il file giusto, i dati che mancano dovranno essere valorizzati da zero. Questo è un po' il risultato. Allora, se non mancano dati, ZIP non lo conosco e quindi dovrete chiedere a non so dirle se ZIP raccoglie quanti dati o no, non lo so. Faccio per esempio la 7009, da tutti i dati. Anche a chiave, anche per tutto chiave. Ma io non so se c'è, può darsi pure che ce l'ho agganciato direttamente alla macchina. Questo che bisogna capire. No, la gettoniera non saprà mai, non sa se ce l'ha. Allora, se lei ha questa configurazione, i dati sono nella rendi resto e la rendi resto ha tutto. Quindi però la configurazione con rendi resto executive verso distributore MDB per i tempi, quindi MDB sistema chiave. In questo caso qui ha tutto. Altri casi vanno verificati con il costruttore. Non so rispondere precisamente con ZIP e MDB. Ah,
Solo una cosa, del costo è previsto anche quel software che abbiamo visto gestionare, o è da parte? Noi abbiamo sentito parlare solo di mille problemi tramite il sistema con gesta chiave, ma in altre soluzioni non c'è, quindi che sono voi, Mosanni, per rilevare da quelle gesta ci dobbiamo contattare. Dovremmo fare una rotta mancina. Geo sarà felice di proporre cose semplici. Diciamo che in linea di principio, come dicevo prima, la Bluetooth Data Key permette di rilevare IRDA dai dispositivi che hanno un IRDA standard e un DDS standard. Se uno ha rendiresto particolari non POGES, va verificato oppure chiesto al produttore di questi rendiresto dispositivi se offre una soluzione come noi l'abbiamo offerta. Quindi non posso dire che questo è compatibile con tutti i costruttori del mondo perché non sarei preciso. È compatibile con chi fornisce un dato standard, però so che alcune rendiresto non danno dati standard all'esterno, oppure è variabile dalla versione, magari una rendiresto di tal marca, la versione 1.0 non era standard, ma la 3.0 sì, quindi si apre un mondo ovviamente molto complesso e vario, perché si parla di 20 anni di storia di sistemi installati, quindi noi abbiamo provato con i dispositivi che offrono almeno un dato, una connessione che è standardizzata. È questa la chiave, ipotizziamo che ci sono altri sistemi, praticamente le altre aziende, e quindi applicando un sistema Bluetooth, un sistema di vendita altre aziende, rivelando in Bluetooth quella chiave ha solo in IRDA. Sì, perché il Bluetooth è solo per la trasmissione, non la ricezione del dato. Quindi questa chiave può solo essere inserita in un lettore COGES per rilevare Bluetooth o IRDA per inviare Bluetooth. Non può rilevare Bluetooth, non fa Bluetooth Bluetooth. Con IRDA, protocollo standard, lo può fare. Ecco che ritorno a farvi l'invito, a maggior ragione dopo queste domande, ritorno ad invitarvi in questa fase, entro il 31 dicembre, fate tutte le prove per rilevare il dato, in modo tale che capite se la gettoniera X, Y, Z rileva o no con i dispositivi che metteremo a disposizione. Allora, noi come COGES abbiamo terminato. Sinceramente devo dire una cosa, oggi mi avete sorpreso, perché degli incontri che abbiamo fatto in tutta Italia siete quelli che vi siete comportati meglio, per cui vi ringrazio. Vi dico che a Roma è successo il finimondo, per cui... Ma noi glielo diciamo sempre. Ok, adesso passo la parola a... Grazie. Passo la parola a... Allora, grazie. Sì. Sì, si poteva anche far meglio, giustamente dice Francesco, però intendiamoci di questo che è andata bene, anche la risposta, ribadisco ancora il mio ringraziamento da parte di tutta la GEOS per questa giornata. Dicevo così, tutti i dettagli poi tecnici eccetera, noi come GEOS adesso inizieremo un percorso, dovremo scegliere un giorno settimanale, penso sia il venerdì, d'accordo con il post vendita, per cui tutte le domande che ci saranno ancora da fare e da verificare e chiarirci ancora di più le idee, non vi nascondo, anch'io ho un po' ancora le idee confuse, però voglio dire, il venerdì ci sarà Antonio D'Ambrosio disponibile alla GEOS, poi chiamerei qui Salvatore, vieni un attimo, che è una new entry, che è da un anno con noi, un bravissimo ragazzo. Quindi ci saranno loro a darvi tutte le informazioni possibili e immaginabili. Inoltre vorrei dire un'ultima cosa, è qui presente stamattina l'amico Fabio, voi tutti conoscete come Vending News eccetera. Dal prossimo mese, correggimi se sbaglio,
ci sarà proprio su questo argomento, sulla sua rivista, un 20 pagine per chiarirci ancora di più tutti i passaggi, e inviterei lui, ecco, per... Vieni Fabio, grazie. Buongiorno a tutti, scusate se prima vi ho disturbato con qualche ripresa spuria per coprire eventuali anomalie della telecamera che ha ripreso poi tutto l'evento. Allora, sì, ci sarà dal prossimo numero, o meglio da quello che è già in fase di distribuzione a partire da oggi per via postale, quindi a chi è abbonato o comunque chi già lo riceve lo vedrà, potrà leggerlo a partire dalla prossima settimana, Poste Italiane permettendo naturalmente. In questo numero specifico abbiamo realizzato un dossier dedicato a tutte le offerte hardware e tutte le offerte software che le aziende stanno proponendo per assolvere alla legge del 1 gennaio 2017. Coges con un proprio comunicato, Digisoft con altro comunicato, Target Informatica per il software GD con altro comunicato. Sì, è una panoramica generalizzata anche con strumenti che generalmente non sono conosciuti, per cercare di appunto risolvere anche tecnicamente nel dettaglio quelli che sono i piccoli problemi di collegamento, le interfacce IRDA o quelle Bluetooth in acquisizione. Sì, aggiungo che a partire invece dal prossimo numero, giusto per fare chiarezza, cioè quello successivo, ci sarà un'area per alcuni numeri per cercare di rispondere a tutte le domande, posso garantirvi sono centinaia, che mi arrivano o telefonicamente o via email per relativi proprio a questa problematica. Io sono lieto che sia stato organizzato questo evento, perché le domande che ho ascoltato qui in queste ore e mezzo sono alcune di quelle che mi vengono poste via email o telefonicamente. Spesso purtroppo sono dovute a cattiva informazione, malafede di qualcuno che appunto vuole creare la soluzione per avere in qualche modo un suo tornaconto o per diventare protagonista per un giorno e dire io lo so come si fa. In realtà non è così, la legge è semplicissima, bisogna seguire quelle linee guida, non ci sarà alcun rinvio, quindi il 1 gennaio tutti dovete essere pronti per poter inviare i propri dati, come ho scritto sull'editoriale che del numero che è in distribuzione. Tutti i piccoli o i piccolissimi gestori che a volte non hanno mai preso dati sui propri distributori devono fare estrema attenzione a azzerare, o meglio a fare il prelievo diciamo finale sui distributori, e stare attenti ad azzerare i numeri dei contatori, perché si corre il rischio molto serio di mandare magari uno storico decennale di un distributore che ha fatto 100.000 battute e il gestore che preleva e manda direttamente dalla postazione manco se ne accorge. Qui proprio per questi dettagli, per queste domande ci aggiorneremo sia con la rivista sia con la sua rivista che ha messo a disposizione tutte le domande che ci sono da fare in merito. Per cui io mi fermerei qui, vorrei di nuovo ringraziare tutti e buon lavoro a tutti. Grazie. Io volevo concludere invitandovi a stare quotidianamente in allerta per le notizie che giorno per giorno noi della redazione di Vending News e VendingNews.it andiamo ad assorbire dagli organi ufficiali, e parlo quindi di Agenzia delle Entrate, associazione di categoria, quindi Confida. Non fidatevi di qualunque altro tipo di comunicazione basato sul chiacchiericcio. Ho sentito dire, mi sembra che, perché il 1 gennaio la legge entrerà in vigore e non ci saranno delle scusanti del tipo ah io non lo sapevo, oppure ah no ma mi era stato detto che. La legge, ripeto, è semplicissima, basta solo attenersi alle poche cose da andare a fare. Grazie. Grazie a voi, buon lavoro, grazie a tutti.